Va ora in onda il programma di divulgazione scientifica Mezzanotte e un Quark. Buona visione. In principio, ossia 13 miliardi e 700 milioni di anni fa, ci fu un evento che tutti conosciamo col nome di Big Bang. E da lì tutto ebbe inizio. Per gli 8 miliardi di anni successivi si formarono galassie, stelle, pianeti, costellazioni. Ah, velocizziamo? Infatti l'avevo preso un po' alla larga. Vabbè, insomma, non succede niente di entusiasmante e così, dunque, il dinosauro si è morto di freddo e arriviamo all'uomo, che fece la sua comparsa circa 2 milioni di anni fa. Inizia così la preistoria, che termina quando l'uomo inventa la scrittura. E se la scrittura ha segnato l'inizio della storia, quello che segna l'inizio dell'era tecnologica sono l'invenzione della radio e della televisione. Oggi i programmi sono molti e i canali quasi infiniti. C'è la pubblicità, sempre più veloce e rumorosa, ben lontana dalle gag del carosello. C'è la TV a pagamento e ci sono canali dedicati a vari argomenti, i cosiddetti canali tematici. E anche il televisore inteso come apparecchio, come lo conosciamo oggi, non somiglia affatto ai primi congegni, ingombranti e costosi. E i pochi programmi distribuiti su due canali erano fatti di immagini sbiadite in bianco e nero. Ma questa TV di oggi è migliore di quella che ci raccontano i nostri padri? E la generazione Z sta imparando davvero qualcosa dalla TV di oggi? Abbiamo affidato loro il nostro futuro. Cosa ne faranno questi umani del domani? Io sono qui che annaffio i fiori mentre tu sei fuori con chissà chi. Dimmi davvero cosa pensi, non mi devi dire sempre solo sì. Le ragazzine di 15 anni ne dimostrano quasi 30, ma stanno bene così, così. Trattami come un uomo, che non sono un bambino, non mi diverto più. Poi cosa chiedi perdono quando sbaglio io, che cosa c'entri tu? Vorrei soltanto un po' di tenerezza, magari solo una carezza. E ti costa, lo so, lo so. Generazione di fenomeni, siamo noi. Generazione di fenomeni, ma come mai? Dice chi ha paura di andare in seggio via e si vergogna un po'. E chi è stato addirittura in polizia. Non siamo mica tutti uguali noi, c'è chi è più bravo, lo sai, a lasciare a far l'amore e a togliersi dai guai. Generazione di fenomeni, tutti eroi. Generazione di fenomeni, ma come mai? Io gioco a fare il duro, ma ti giuro sono buono, lo sai. A volte piango ancora, non ci crederai. Madonna, guarda che fenomeni, siamo noi. Ma siamo proprio dei fenomeni, e tutti eroi. Generazione di fenomeni, come noi. Generazione di fenomeni, e siete voi.
Eccomi di nuovo qua. Sto ancora sognando. Questi documentari mi fanno uno strano effetto. Mi addormento e faccio gli incubi. Infatti mi trovo di nuovo a scuola. Evidentemente la scuola per me è stata un'esperienza che mi ha segnato e che devo superare. Vabbè, ma stavolta coi ragazzi voglio capire perché mi succede tutto questo guardando un programma. Però, nei sogni esco bene. Stamattina con questa giacca spero di non essere fuori luogo. Dai, coraggio, adesso tocca a te. Cioè a me. A te, insomma, vabbè. Ora entro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Accomodatevi, accomodatevi pure. Buongiorno. Oh, che bella classe e che bella giornata anche, no? Allora, io mi presento brevemente perché voi sarete un po', diciamo, sorpresi della mia presenza. Io sono il vostro professore per un giorno, anzi io sono un professore per un giorno, però mi metto a disposizione del vostro istituto e soprattutto l'istituto si mette a disposizione mia perché io vado cercando da un po' di tempo delle risposte, anche perché io faccio parte di una generazione, la generazione X, cosiddetta, che si vuole confrontare in questo caso con la vostra generazione, la generazione Z, quelli nati dal 2000 in poi, per trovare anche delle risposte. Voi sarete, io sarò il vostro insegnante, ma voi sarete i miei insegnanti, perché ci completeremo, cercheremo attraverso questa lezione e anche oltre, poi vi spiegherò, delle risposte e soprattutto cercheremo di, interagendo, di poter trovare, anche se probabilmente è un'utopia, un punto d'accordo per, chissà, io sapendo delle cose di voi, voi sapendo delle cose di me, intorno al tema che tratteremo oggi, probabilmente ne sapremo di più l'uno dell'altro e soprattutto troveremo un punto d'accordo per, diciamo, eliminare quelle che sono di solito le differenze generazionali, che sono abbastanza noiose. Io ho avuto ai tempi, insomma, quando eravamo ragazzi come voi, avevamo la generazione degli hippie o dei capelloni. Adesso c'è questa generazione tecnologica, che è la vostra, che sta molto avanti rispetto a noi, che effettivamente siamo un po' in difficoltà. Ma a parte questo preambolo, visto che stiamo iniziando una lezione, la lezione prevede naturalmente come dopo l'appello, e quindi io andrei a fare l'appello proprio per conoscerci meglio. Ho qui il vostro registro e allora iniziamo subito con la conoscenza con Capone Sofia. Buongiorno, di dove sei Sofia? Di Vacri, bellissimo paese, ci sono stato diverse volte, quindi complimenti. Si vive anche una vita a dimensione di persona, no? Che noi qui in città siamo un po' esauriti, però insomma lì si vive ancora bene, vero? Bene. D'Angelo Desi. È assente. E perché rispondete voi? Fate rispondere a lei. No, mi sperato. Sto scherzando. Allora, De Santis Camilla. Presente. Ciao, buongiorno. Ciao. Camilla. Fazzini Marilù. Presente. Buongiorno. Anzi, avrei dovuto dire Fazzini Marilù, così, che è più adatto, perché so che in casa avete dei tenori, insomma. Complimenti, e complimenti Annunzio. Va bene, allora, so che ami anche molto truccarti, vestirti bene, naturalmente, come con si confà una bella ragazza, vero? È una tua passione, ma è giusto, il look è un'altra cosa importante di questi tempi. È la prima cosa. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Noi avevamo questo problema, che le ragazze ai nostri tempi non erano così belle. Non si aggiustavano, quindi erano così nature, c'erano un po', capito, anche le ascelle un po' così, i baff, no vabbè, insomma, era un altro grosso, scherzo naturalmente. Allora, andiamo avanti con Ferri Giovanni. Ciao Giovanni, di dove sei? Pugliese, però vivo a Pugliese. Pugliese, di dove? Manfredo. Di Manfredo, bellissima Manfredoia, molto molto bella, ci sono state, devo dire che è veramente molto bella. Grazie. Finocchio Paola. Ciao Paola, sto bene? Sì. Benissimo. Poi la canale Jessica. Presente. Non ci sta, risponde lei. La monaca Aurora. Presente.
Auri, come stai? Bene. Ti chiamano così Auri? Con la Y? No, vabbè, qualcuno. Chi ti chiama così? Più anche gli a scuola oppure gli amici? No, a scuola no. A scuola no, quindi è più fra gli amici, Auri. Va bene. E poi abbiamo Magazzini Maria Vittoria. Cosetta Mavi. Sì. Mavi. Come stai, Mavi? Di dove sei? Giulianova, abbiamo una classe proprio international, perfetto, da tutte le parti, benissimo. Poi abbiamo ancora, vediamo, ecco, Medoro Francesco, buongiorno Francesco, tutto bene? Lo senti freddo? Vogliamo accendere lo vedo che stai... scherzo totalmente. Sei di Pescara? Sì, San Buceto. San Buceto, ormai l'area metropolitana, ormai ci siamo, va bene. Andiamo avanti con... Mura Michela, ciao Michela, buongiorno. Paganelli Angela, ciao Angela. Paolini Rebecca, ciao. Pellegrini Sara, ciao. Buongiorno. Poi abbiamo Piermarini Federica, ciao Federica. Tu sei di Pescara? Città Sant'Angelo. Non riesco a beccare. Città Sant'Angelo, anche lì è area metropolitana, bellissima. Si fanno insomma, dei begli spettacoli anche l'estate. Avete fatto il gemellaggio con la Sicilia, no? E quindi sono delle cose molto belle. Beh, Città Sant'Angelo è un borgo bellissimo. E poi abbiamo Federica, sei? Sì. Benissimo. Popa Sorina Alexandra. Buongiorno. Buongiorno. E come ti devo chiamare? Sorina, lei sai cos'è? Alessandra. Alessandra con la X. Ti sei di Pescara? Sono nata in Romania, però abito a Monte Silvano. Va bene. No, troverò uno di Pescara. Stiamo facendo una sorta di gioco. Remigio Ester? È assente. Bravi, avete visto? Così lo capisco da me che è assente, non risponde. Scherzo, siete stati gentilissimi. Allora, Rocci Giulia? Eccola qui. Ciao Giulia. Io non te l'ho detto prima, però oggi parleremo essenzialmente di storia dell'arte. Non so che non gradisci, vero? Preferiresti fare, non so, ammassare la pasta più che... Vabbè, poi ne parliamo, vabbè. Come mai questo odio verso la storia dell'arte? È lunga? Diciamo, allora, per sintetizzare, diciamo che la storia, la storia già è una cosa vecchia. La storia mi piace. Ti piace, dell'arte proprio. L'arte non ti piace. Quindi se te non ti viene la sindrome di Stendhal che svenire davanti a una statua per la bellezza. Niente. Cioè, tu proprio, ma chi è quella? Va bene. Grazie. Sablone Sara. Ciao Sara. Sighetti Sharon. Sharon, dico bene? Sharon. Sharon, qua. Scusami, Sharon, yeah. Come va? Where you come from? Da dove vieni? Di dove... Oh, finalmente di Pescara, buongiorno. Ma prima abiti qua di fronte, no? No. Io c'avevo la scuola dove abitavo di fronte, quando sentivo la campanella andavo a scuola, era così. Va bene. E poi Silvestri Mara, ciao, buongiorno. Ma tutte donne fra l'altro, tranne lui, tutti quante? È lui, scusami, stai dietro, non ti vedevo. Va bene, due maschietti. E poi Dulcis in fundo, Vetraino Martina. Presente. Buongiorno Martina, tutto bene? Perfetto. Allora ragazzi, qui insomma dovremmo iniziare questa famosa lezione, anche perché voi sarete curiosi, cioè, ma che facciamo stamattina? È una lezione molto particolare, perché chiaramente come si confà alle caratteristiche della vostra scuola, liceo artistico o coreutico in questo caso, naturalmente parliamo di cose un po' tecniche, parleremo oggi di televisione. Ecco, qui mi voglio confrontare su questo tema, perché la televisione è uno di quei mezzi che ha attraversato e attraversa ancora il periodo storico, diciamo, recente, la televisione che nasce, lo sapete benissimo, intorno agli anni 50 e che ancora adesso, anche se adesso sta perdendo un po' terreno perché con l'avvento di tutte le nuove tecnologie sicuramente sta avendo, diciamo, una sorta di, soprattutto presso i ragazzi, una sorta di, come si dice, di arretramento, no? Nelle preferenze. E, appunto, la televisione, sapete, l'apparecchio, io parlerei un po' anche per far capire una volta come, ecco la mia testimonianza, perché molti di voi probabilmente non sanno che la nostra televisione era 3D e 4G, cioè era tridimensionale, 3D, cioè era un cubo, perché era tanto larga quanto profonda quanto lunga, cioè era proprio un cubo con due antenne, e 4G perché per appicciare ci vuole 4 ore, cioè 4 giorni per accendere una televisione, perché la nostra televisione aveva le valvole, non avendo i transistor, cioè voi non siete a conoscenza, nel senso che premete il telecomando, che fra l'altro una volta non c'era, la televisione si accendeva alzandosi dalla poltrona, andando lì, e
anche dovevi cambiare i canali, ci si alzava e si andava a cambiare il canale. Infatti i figli si facevano per cambiare i canali, perché uno c'era voglia, diceva, mo ci va, andò, ma metto un secondo. Si alzava il ragazzo, era utile per questo. E, quindi c'erano, la televisione dentro aveva non i transistor che rendevano veloce l'accensione, ma c'erano le valvole che avevano bisogno del loro tempo. Quindi se tu volevi vedere un programma alle 5, la televisione aveva già alle 4. Un'ora prima si accendeva la televisione per vedere il programma alle 5. Perché una volta, perché dico le 5? Perché una volta la televisione, cioè i programmi iniziavano alle 5 di pomeriggio, non è come adesso che sono 24 ore su 24, e finiva a mezzanotte con la signorina che diceva, signore e signori, buonanotte, e della sera, io devo a dormire, e quindi non c'è più niente da vedere, anche perché il canale era uno, si chiamava Rai N Nazionale, e quindi era fatto così. Era costosissima la televisione, costava un sacco di soldi, non tutti se la potevano permettere agli inizi, e quindi era diventato un oggetto di culto, anche che rappresentava il benessere. Addirittura, ecco, vi ho portato una testimonianza, ci si facevano proprio le fotografie, cioè quando facevo la comunione, dove metto a fare la fotografia? Beh, metti vicino alla televisione per vedere che siamo ricchi. E quindi praticamente ci si metteva lì e si facevano le fotografie. Quindi era una cosa che è importante, no? Questa televisione che fra l'altro era, cioè aveva le valvole dietro, quindi era molto grande. E naturalmente che succedeva? Che siccome poteva prendere la polvere, la nonna faceva il cendrino che si metteva sopra per coprirlo in modo tale che non prendesse la polvere. E sopra ci si mettevano, come vedete qua c'è un carretto siciliano, o ci si metteva il carretto siciliano oppure ci metteva la gondola, ricordo di Venezia, che reggeva tutta la struttura. Era una cosa fatta così. Ci sono programmi che sono spariti come l'intervallo, il carosello. Sarebbe oggi inutile un programma come quello del maestro Manzi, che faceva un programma che si chiamava Non è mai troppo tardi, perché noi uscivamo l'Italia usciva dal conflitto mondiale, e quindi praticamente c'era molto analfabetismo, e uno dei primi programmi di servizio della Rai N Nazionale, allora si chiamava, era quello proprio di fare dei programmi che insegnassero alle persone un po' analfabete, naturalmente che era la maggior parte delle persone, addirittura scrivere, cioè era una scuola fatta attraverso lo schermo. Era una cosa molto particolare. Oggi invece la TV è coloratissima, gli apparecchi non sono più 3D, ma sono piatti, vedete, sono dei quadri, si appendono a parete, sono 50, 60, 70 pollici, sono enormi, cioè proprio come se fosse un cinema. La TV dalla sua nascita ha avuto molti cambiamenti, ad esempio negli anni 60 ci incantavano dei film interpretati da cantanti successi, i famosi musicarelli. I cantanti di successo allora facevano i film, che c'erano anche avventi tipo il Cantagiro, ecco, era praticamente una sorta di festival itinerante che si faceva attraverso l'Italia con i cantanti famosi che passavano per le città, e allora i cantanti erano dei miti, e quindi c'era gente proprio che si strappava i capelli al passaggio, era una cosa molto particolare. Negli anni 90 veniamo subissati da programmi di quiz, perché con l'avvento della televisione commerciale sono stati quiz, eccetera, eccetera. Poi nel 2000 la televisione ha preso una deriva strana e discutibile, fatta di programmi come i talent, i reality, la TV del dolore, ma soprattutto l'avvento dei programmi di Maria, ovvero dove il comune denominatore è il trash e il pettegolezzo, che poi in realtà è lo specchio dei social e del web, se ci fate caso, no? Fa il paio con quello. Tutto questo, che cosa è successo? Ha dato la stura a una serie di cose che secondo me sono inconcepibili e che veramente non si possono vedere. Giovani, uomini e donne che vanno in esterna, uomini e donne con dentiere e pannoloni che cercano l'anima gemella per andarsi a sposare. Insieme? No, probabilmente per fare un funerale, perché non lo so, cioè sono anziani, cioè, persone anzianissime. Alla conduzione dei programmi, si va per esempio addirittura alla conduzione dei programmi seduti sulle scale. C'è una cosa che non si è mai vista, la Maria si arroga il fatto di presentare direttamente seduta e soprattutto alla presentazione di Sanremo con la caramella in bocca. Che se io parlavo con mio padre con la cingomma in bocca, lui mi tirava gli schiaffi, maleducazione, che ce fa? Quindi ha ribaltato Maria proprio tutte le situazioni che potevano essere maleducate. C'è solo una trasmissione degli anni 50, oggi non ha fatto smettere di parlare di sé, ovvero il Festival di Sanremo, è vero? Quando c'è il Festival l'Italia si ferma e non vogliamo saperne più niente. E da qui parte la mia domanda verso voi. Io vi ho raccontato un po' le grandi linee, perché naturalmente altrimenti ci saremmo troppo dilungati, quella che era la realtà nostra nei confronti della televisione. E adesso arriva il momento che voi dovrete insegnare a me che cosa
è cambiato nel mondo della televisione. E allora adesso io con voi voglio sapere cosa ne pensate. Vi faccio una domanda. Seguite ancora i programmi in TV, prima di tutto? Seconda domanda. Quali sono i programmi che vi piacciono di più? Allora, questa è l'interrogazione. Chi vuole rispondere? Così mi date anche delle risposte e mi insegnate qualcosa di più che io non so. Dimmi. Allora, secondo me la generazione nostra, diciamo che viviamo in due realtà diverse. Sì. Diciamo che questa generazione non si tratta, cioè, vediamo più per esempio, sì vabbè, Maria De Filippi, però già Sanremo anche, però diciamo che la televisione ora diciamo parla più per esempio... Si prende la TV per andare a vedere le serie di Netflix. Ecco, scusami, io, perché noi, sai, questo poi andrà anche in televisione, quindi io vorrei, come abbiamo fatto anche con altre scuole, che tu spiegassi appunto, perché noi abbiamo anche un pubblico di persone come me o addirittura anche più grandi, che probabilmente lo conoscono, insomma, io glielo vorrei far conoscere. Che cos'è Netflix? Allora, Netflix diciamo che è un sito a pagamento dove possiamo vedere film, serie TV, perché diciamo che se noi dovessimo andare nei tempi precedenti, ad esempio negli anni 50, dove abbiamo la TV in bianco e nero, chi se la vedrebbe? Certo. Nessuno, poi soprattutto per i canali, per esempio Rai, dei canali, capito, che a noi diciamo che non ci piacciono, non è che vediamo proprio canali, a parte ovviamente Maria De Filippi, come sì. Donne, professionali. E perché? Perché? Perché ovviamente, come tutti i ragazzi, piacciono i pettegolezzi, piace comunque sapere. Una volta però i pettegolezzi appartenevano un po' più alle persone, capito? Per esempio le nonne si mettevano nei paesi. Sì, ci stava, infatti ci sono anche le sedute, perché le sedute erano le nonne che si mettevano sedute davanti alla porta e faceva chi è che sta a passare? Poi la fino farmacista, ma poi fa l'amore in che, capito? Però pettegole... anche nei canali di Maria De Filippi ci sono le, diciamo, le più anziane che stanno lì a commentare. Esatto. Quindi diciamo che si è rivoluzionato il mondo anche per, non solo per noi, cioè nel senso noi siamo nati con la tecnologia alla fine. Sì. Però, vabbè, la tecnologia però è una cosa, e però il pettegolezzo non ha tempo, perché da sempre si fa. Sì, quindi diciamo che questo programma delle Filippi ha preso un andamento, ma per tutte le generazioni, sì. Perché possiamo parlare ad esempio del pubblico dai vecchi, perché ci sta uomini e donne, non solo per i giovani ma anche per i più anziani, cioè persone di 80 anni che stanno lì, quindi ha rivoluzionato, diciamo, ha aperto tra virgolette gli occhi, sì. A chi invece vedeva la TV solamente in bianco e nero. Sì. Poi ovviamente Netflix è a pagamento, dove possiamo avere la disposizione di film, di serie TV e... Quindi si paga un abbonamento e si vede... No, ma a me interessava come si fa, perché... Ma mi interessava sapere cosa c'è dentro Netflix. Scusi, io sono ignorante in materia. Diciamo, tra virgolette, tutto è come se, secondo me... Ma è on demand? Cioè, puoi decidere tu cosa vedere oppure c'è una programmazione? Perché la differenza fra la televisione, diciamo, quella che noi vediamo, quella tradizionale attraverso le antenne che adesso sono i satelliti, però per dire, quella non ce la scegliamo noi, perché insomma, è una programmazione che noi andiamo a vedere perché ce la propongono loro. Alle 5 c'è questo, alle 6 c'è quest'altro, alle 8... Lì puoi scegliere. Ma scusami una domanda, visto che sto parlando con te. Secondo te... il fatto di sapere che in quel momento quella trasmissione sta andando in onda, un po' come il festival, e sai che in quel momento ci sono milioni di persone come te che stanno guardando quella trasmissione, quel momento, quell'emozione, non è più bello condividere quell'emozione che arriva dalla televisione in quel momento con tutti gli altri, perché pensi anche gli altri stanno vedendo quello che sto vedendo io? Beh, oddio. Rispetto all'on demand, che invece lo decidi tu. Penso che sia abbastanza soggettivo, cioè non è che tutti... Ecco, scusa, fammi fare un'inchiesta, vediamo un po' una sorta di sondaggio. A chi di voi piace condividere, quindi vedere la televisione in diretta, e a chi piace vederla on demand? Sulle mani per chi è per la televisione in diretta. Ok, on demand? Tutti gli altri, immagino. Benissimo, no, così... lo so, e quindi non faccio più programmi a Rete 8, me ne vado un'altra parte, faccio un demo. No, scherzo.
Vabbè, e quindi, scusami, per concludere... No, niente, per concludere diciamo che la televisione alla fine, nel senso noi, o perlomeno io parlo per i ragazzi, sì, la soffriamo non più per i canali, perché andare a vedere cosa ci sta in TV, ecco, come ecco, stava prima, si va più per andare adesso che il film vedo, per esempio... Ecco, questa è la cosa bella. Sì. Per esempio il pomeriggio non ho niente da fare, cosa vado a vedere, oppure... Ovviamente ora ci sono le app che tramite, per esempio l'app, possiamo collegare alla televisione e possiamo trovare sempre Netflix. Sì. Addirittura dal telefonino si può anche... Sì, benissimo. Quindi benissimo. Diciamo che la televisione oggi non è tutta questa cosa, wow, adesso andiamo al canale 5 a vedere... Benissimo, questo. Benissimo. Grazie, grazie. Marilu, sei stata molto esplicita. Adesso c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa rispetto a questa cosa che abbiamo detto? Dimmi. Amici, uomini e donne, Temptation Island, questi programmi sempre trash e pettegolezzi. Ti piacciono? Sì, sì. Ti piacciono. Ma sono, secondo te, questi programmi sono derivano anche, per esempio, da fiction o da soap opera tipo Beautiful, che sono 30 anni che va... No. C'è Daniele, no, perché anche lì si fanno le pettelarie. Sì, 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 però sono due cose completamente. Brooke che si è sposata 52 volte. Sì. No, no, perché lì si apre anche uno scenario, diciamo, particolare sul sociale, perché, vabbè. Sono quindi, due cose completamente diverse. Quindi a te piace il trash applicato al pettegolezzo. Barbara questo. D'Urso per un pomeriggio sì, in cuore. Barbara D'Urso, pensa un po'. Che a differenza di Maria De Filippi è molto più proprio... è molto più al trash riguardo. Quindi piace vedere anche quello là che con la faccia gommosa là, come si chiama? Quello che è il che è umano. Che è inumano. Va bene. Sono sconvolto positivamente. No, nel senso voglio capire perché poi andrò anche oltre, perché poi questa c'è qualcun altro che vuole intervenire? Rifaccio un'altra domanda. Seguite ancora i programmi TV? Rifaccio la domanda. No. E quali sono i programmi che vi piacciono, come ha detto lui, se c'è qualcun altro che mi può dare un input? Vabbè, comunque sono programmi che ci piacciono perché, ad esempio, che ne so, uomini e donne, comunque anche per noi ragazze, a vedere un bel ragazzo... Oh, ecco, questo è importante, ecco. Perché, ecco, perché poi alla fine penso che, ne stavamo parlando l'altra volta in un'altra scuola, effettivamente se uno oggi vuole vedere un bel ragazzo, non è che dice, oh, mo, finisco di studiare, esco, come ci sono una volta, vado in piazza o non so, vicino a casa mia e mi riunisco con gli amici e quindi ho l'occasione poi di vedere e di un ragazzo. I ragazzi ormai si vedono o tramite televisione o tramite telefonino, la fotografia del... Cioè manca quel, è vero, manca quel contatto umano che... E quindi io potrei dire, cominciate a riuscire, ragazzi, questo è uno stimolo che vi posso dare così, è meglio rincontrare dopo. I bei ragazzi li vediamo in televisione, però vediamo di socializzare, che insomma i ragazzi... Vabbè, questo poi è un altro argomento, poi ne... Scusate, canali tematici, sapete, esistono i canali tematici, quelli dedicati per esempio a tutti i documentari, quelli dedicati per esempio alla cucina, quelle realtà e queste cose. Voi li vedete? E se sì, quali di questi seguite? Quei documentari, dei film, dei quelli che fanno la cucina, ditemi un po', Masterchef. Quelli di cucina, in realtà per esempio Bake Off Italia, Masterchef, questi sono... Ecco, e cosa vi piace di queste di questi programmi? Il fatto che trattano male quelli che vanno a... oppure il fatto che cucinano delle cose che possono essere utili? È bello proprio anche vedere poi il cibo. certo. A proposito di talent, chi mi vuole rispondere sul fatto, ad esempio, ecco, un'altra cosa che vorrei, che mi sto chiedendo. Il talent, secondo voi, è un qualcosa che, visto che voi fate anche una scuola abbastanza tecnica sotto questo punto di vista per la danza e per la musica, pensate che il talent sia una cosa utile o che acceleri un processo che... potrebbe poi far male a chi, perché sapete, sapete quando uno ha un talento dovrebbe avere questo talento, lo dovrebbe coltivare eccetera, e l'apice del successo, chiamiamolo così, secondo me, nella mia piccola esperienza diciamo locale come artista, non arriva mai, perché uno non si deve mai sentire arrivato, perché poi si mette sempre in discussione e cerca sempre di migliorarsi. In realtà la televisione cosa fa? Prende un ragazzo che ha un talento probabilmente e comunque ha un'aspirazione, lo mette davanti a milioni di telespettatori, lo fa esplodere, e questo pensate sia una cosa dannosa o sia una cosa positiva? Dipende.
dipende. Certo, dipende poi dalla persona, dal ragazzo, se è maturo per questa cosa o no, ma di solito all'età che i ragazzi vanno lì, cioè dall'età che si capisce, sono 17-18 anni, non c'è tutta questa maturità, al di là di un discorso di maturità proprio sulla carta d'identità, però non c'è tutta questa maturità, non pensate? Cioè nel senso di affrontare anche una cosa, anche perché questi talent usano e gettano un po', perché va bene il Marco Carta che ce la fa, oppure il Scanu che ce la fa, ma gli altri? Ecco, io quando vedo questi talent mi dispiace sempre per i ragazzi che poi vengono esclusi, che poi fanno una selezione molto pesante a livello anche psicologico, perché poi quelli là non faranno, probabilmente gli avranno bloccato lo sviluppo, nel senso a livello sviluppo, nel senso artistico. Che ne dite? No, però a differenza degli anni precedenti adesso esistono appunto i social network dove anche se uno per qualche puntata appare subito lo vanno a seguire su Instagram e su vari social. E quindi viene appagato in un altro modo, sì, nel senso che non lo lasciamo poverino al suo destino della solitudine. Vabbè. Rispetto agli anni precedenti. Quindi secondo voi uno che ha talento viene fuori effettivamente da questi talent? Ma io penso che il talento non viene a prescindere fuori dai talent, cioè non è che tu fai vedere tutto il tuo talento in 12 puntate di Amici, cioè quello è per metterti in mostra, ma per mettere in mostra un po' tutto, non solo tu come ballerina, anche tu come persona, tu come certo. Immagine. No, a me fa paura solamente il fatto che quando si spengono le luci della ribalta, poi la persona... Come è anche vero che tipo ci sono state delle edizioni in cui hanno vinto, a parte che tipo, no, parlando tipo di Amici, fanno sempre vincere i cantanti e non i ballerini, questo è vero. Però ci sono state edizioni in cui hanno vinto, mi ricordo un'edizione in cui ci stavano due ballerine bravissime, ha vinto una ballerina e l'altra però comunque non è che anche se non ha vinto, non ha aspirato, comunque è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti, comunque. Certo. Quindi. Va bene. Allora guarda, questa è bella, la porto dal preside, perché mi devo andare a far capire, devo capire. Sono venuto qui perché durante la lezione è venuto fuori un argomento un po' particolare e sì. Volevo sottoporlo alla sua attenzione. Sì, ho fatto un filmato e sono qui a farle vedere questo filmato. Eccolo qua. Ma io penso che il talento non viene a prescindere fuori dai talenti, cioè non è che tu fai vedere tutto il tuo talento in 12 puntate di Amici, cioè. Quello è per metterti in mostra, ma per mettere in mostra un po' tutto, non solo tu come ballerina. Interessante, vero? Molto interessante, sì. Che cosa ci può dire? Qui, insomma, il tema dei talent è un tema molto, molto sentito al giorno d'oggi. Un po' hanno sostituito quelle riviste di gossip con cui, insomma... E l'evoluzione tecnologica volta... del pettegolezzo. Esattamente, si facevano dal parrucchiere, insomma, si vedevano le riviste. Oggi invece è molto di più, ci sono, ecco, si parla di questi personaggi, ma chi è questo? Ma com'è? Cioè, ma io non l'ho mai sentito, però... Vabbè, e quindi, insomma, si sa un po' la vita di queste persone che si mettono in gioco attraverso i talent. Beh, certo, è sicuramente uno specchio della società di oggi, ma anche una società un po' dell'immagine. Sì, ecco, così che... Secondo lei, abbiamo rispetto, naturalmente, ognuno poi ha la sua opinione, però... rispetto a quello che lei può sentire, c'è stata un'involuzione o un'evoluzione rispetto alla televisione degli anni 60? Se vogliamo vedere l'aspetto televisivo, sicuramente certi canali offrono ancora delle trasmissioni anche di carattere culturale e vanno a fondo nelle cose. Perché sono dei canali tematici. Sono dei canali tematici, quindi canali on demand sono sicuramente diciamo ancora su questa lunghezza d'onda. La TV generalista sicuramente non affronta più come una volta insomma tematiche molto educative, culturali, eccetera. Ho fatto vedere in classe, purtroppo, per esempio, il maestro Manzi, sì, che ha insegnato Manzi, all'Italia del dopoguerra. Proprio, cioè, era veramente una finalità utilitaristica, sì, e anche educativa, certo, di indubbio valore. Secondo lei,
il fatto di avere la televisione on demand, cioè a richiesta, può essere, io sono un romanticone, sapendo in quel momento stai vedendo solo tu quel programma, è venuto questo anche fuori in classe, non era più bello prima quando sapevi che quel programma in realtà lo stavi condividendo in quel momento con milioni di altre persone? Certo, 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 sicuramente avevamo una percezione diversa, sì. Ci sembrava quasi un evento, sì. Insomma, un qualcosa. Come quando uno va al cinema che condivide, esatto, in quel momento. Adesso ti senti un po' scollegato, pur, sì, essendo molto collegato, esatto, molto, molto, diciamo così, un social dissociato. Ti senti un po' dissociato perché in quel momento tu stai vedendo una cosa e gli altri magari non la stanno vedendo. Esatto. E quindi sì, sì, condivido. È una sensazione in effetti un po', infatti la diretta, no? Sì, il fatto, sì, comunque ha ancora il suo fascino, certo, secondo me. Certo. Il fatto di sapere che in questo preciso momento magari quello che avviene effettivamente viene visto. Invece come la differita sembra il successo, un po', per esempio, del Festival di Sanremo. Esattamente, che ha ancora il suo fascino, certo, e che viene comunque ancora visto da milioni di persone. Quindi grazie, è stata preziosissima. Io torno in classe perché, grazie, devo dare i compiti, okay, e quindi è importante. Poi ci sentiamo. Ok, bene, grazie, grazie gentilissima, mille. Arrivederci. Grazie. Eccomi qua ragazzi, sono tornato, ho avuto anche ulteriori risposte, ne sono felice. Bene, adesso come si confà ad una lezione vera, voi mi state regalando un sogno, fra l'altro, perché insomma stare qui a fare l'insegnante per un giorno è una cosa veramente appagante. Allora, vi volevo dare un compito a casa. Oh, ci avete da fare oggi, domani? No, vabbè, vi do un compito a casa. Prendete appunti. L'unica cosa particolare è che non è un compito di quelli, secondo me, che vi fanno noia, tipo quelli che si danno tradizionali, capito? Bisogna scrivere o leggere. Un videotema. Ah? Non state prendendo. Videotema. Un videotema. Cosa dovete fare? Dovete prendere il vostro telefonino e fare un tema, poi vi spiegheremo come, sul che ha questo titolo: inventa e illustra un format televisivo che non esiste e che ti piacerebbe far interpretare alla tua famiglia. Bellissimo. Chiaramente questo lo dovete fare in video, cioè riprendendo voi stessi e dicendo come pensate di fare questa cosa. Eh? È bello creativo? Mi raccomando, metteteci grinta, soprattutto inventiva. E con questo io vi ringrazio, vi saluto e naturalmente poi avremo modo di rivederci per proseguire questo viaggio attraverso la conoscenza della televisione. Ok? Grazie per questa opportunità. Grazie a tutti. Grazie. Certo che questi ragazzi sono più maturi della loro età, forse perché sono cresciuti con la saggezza dei nonni. Ma anche i nonni però a volte dovrebbero sentire da loro dei consigli importanti per vivere meglio. Mentre giocavo a carte nel periodo di Natale ho notato che il nonno era assente. La TV sulla Rai e Lucane che gli abbaia, ma lui in Ind continuava a guardare Zorro. Ehi, che ti prende? Il nipote all'orecchio gli dice: sono 6 mesi che parli più con me. Dialuno che quest'altro mese lo so io da chi portarlo e farlo guarire. E poi lo vedrai con Michael, torni a sentire con la qualità di più di un CD. Siamo qui, nonno, dai, una visita farai. Sali qui, l'otorino già ti aspetta.
ma che bello che dir, riesco tutto a sentir. Pensa tu, posso ritornare al bingo. Ehi, con il wireless l'apparecchio non mi si vede. O nipote me, ti sento vicino a me. Moro non, quando va la chiesa, riesce a capire quello che lo prete dice. E poi lo dirà a tutti quanti i suoi amici. Con Michael senti più di un CD. E poi lo dirà a tutti quanti i suoi amici. Con Michael senti più di un CD. E poi lo dirà a tutti quanti i suoi amici. Con Michael senti più di un CD. Più di un CD. Allora, penso sia utile come nuovo format un tutorial sulla perfetta casalinga, perché comunque noi ragazzi prima o poi, o perché andremo a studiare fuori o perché ci sposeremo, andremo comunque a vivere da soli e quindi ci serve saper fare una lavastoviglie oppure fare una lavatrice e soprattutto saper stirare le camicie, perché si sa che gli uomini di oggi sono molto esigenti. Ogni sera noi vediamo il telegiornale e siamo sempre imbattuti in queste brutte notizie. E comunque c'è sempre i morti, le cose, sempre queste cose brutte, no? Allora io ho pensato di sviluppare un nuovo format su un telegiornale di tutte buone notizie. Ad esempio, non lo so, adesso oggi si è fidanzato Giuseppe con Maria. Allora tutti quanti vogliono sapere, vogliono capire che cosa è successo. Tutti vogliono questo feeling, questa cosa di scoop. E quindi voglio dire un nuovo format sul telegiornale delle belle notizie, perché comunque in questo periodo il mondo ormai è cambiato, cioè un po' di felicità, cioè basta. Allora io avevo pensato ad esempio ad un talent show come ad esempio Amici, dove però appunto c'è appunto un conduttore o una conduttrice e in cui si incontrano diversi ragazzi che vogliono diventare aspiranti influencer. Influencer ovviamente ce ne sono diverse categorie, diversi settori, come ad esempio fashion blogger, food blogger, fitness blogger, makeup blogger, eccetera. E appunto in questo talent questi ragazzi, prima di essere ovviamente presi, vengono selezionati come in tutti i talent. E una volta che sono stati presi, vengono incontrati, ad esempio fanno delle esterne con degli importanti influencer, come ad esempio Giulia De Lellis, Mariano Di Vaio, Chiara Ferragni e anche altri. E ovviamente loro non sanno niente. Una volta che questi ragazzi si sono incontrati fuori con questi influencer, ovviamente rimangono stupidi, sono contenti. Quando si incontrano, appunto questo importante influencer scambia delle idee, dà consigli a questo aspirante, a quest'altro aspirante influencer, e appunto si scambiano le idee. Una volta che hanno finito, una volta che hanno finito tutti di parlare con un influencer importante, si fa una selezione, dove ovviamente, come in molti talent, decide il pubblico, quindi il televoto dipende dal pubblico. E alla fine il più votato, ovviamente, oltre a vincere una somma di denaro, vince anche appunto una forte pubblicità da parte dei più grandi influencer, che appunto gli dà la possibilità di aumentare la popolarità su Instagram, quindi follower, sponsorizzazioni e tanto altro. Mentre invece anche altre persone che arrivano secondo o terzo comunque si aggiudicano anche loro una, oltre a una piccola pubblicità, comunque anche altre diverse cose. Ecco, vedi quante cose si imparano dai ragazzi? Io però quando andavo a scuola imparavo tante cose anche dal bidello. Il mio bidello cantava sempre mentre lavorava, anzi diciamo che invece di lavorare cantava e basta. Chissà come sarei io da bidello. Se fossi un bidello vorrei chiamarmi Antonello. Bidello Antonello! Tu che hai sempre una canzone per tutti e risolvi i problemi di noi alunni, oggi la prof deve interrogarci sul tuo yoito. Ma è vero che farà una nuova opera d'arte a Pescara? Qualcosa ho sentito dire, mi sa proprio di sì.
non ci sta più Camplone, né passato di tempo dall'inaugurazione. Tanti anni in Oriente, e da molto che manca, intanto i soldi li ha presi e mo stanno alla banca. E adesso sai, la mente vola al 2008, era Piazza Salotto, e poi di colpo tutto si è rotto, così di botto. Tutti contro di lui, era ito in Corea, ma lì non c'è il Barrozzo e non c'è Ratafia. Però adesso è tornato, perché ha avuto un'idea, farò un altro bicchiere in mezzo alla via. Lo so, lo sai, il tempo vola, era il 2009, quando era ancora nuovo, e un architetto, dopo a Sant'Andrea, e dal Giappone ci si ritrova alla Cipone a Porta Nuova, dal Tecum Sushi a Pane Oio, amico Toyo. Allora, la mia idea è quella di creare un format tra i genitori e i figli dove si confrontano tra di loro. Ah, la ragazza vuole un confronto generazionale? Lei però non sa che quando sogno sono molto creativo. Mi hai dato un'idea. Il tuo format io lo vedo così. Alba, il tuo nome evoca luce, e tu luce sei. Alba, la stella più luminosa, al di sopra di ogni cosa. Astro danzante, fuoco che brucia, acqua che disseta. Alba, raggio di sole e pelle di seta. Non sono Alba, mi dispiace. Ah, non sei. Ok, allora io vado. Per favore.
scritto? Io sarei un mago. Faccio il più grande calcio l'eternato magic. Non so se Udini, Latini, questi. Posso farti un effetto, uno quello di. È difficile, però guardare il mazzo di carte. Allora praticamente mischi e poi tipo, scegli una carta. Sì. Quella che vuoi, vuoi cambiare? No. Va bene, prendi quello. E io ho 7 di picche. No? Veramente? Sì, sì. Veramente? Sì. Cappa. Donna di. Va bene, non riesci a stare così. Va bene, grazie. Scusa. Ciao amore! Ciao! A questa la si viene. Tesoro, che ti devo dire? Ci hanno riempito oggi di compiti. Ho capito, ma è tardi. Ho capito, ma noi ci sistemiamo in un modo. Che ti devo fare? Tanti compiti, è difficile la scuola. Va bene. Ragazzi, prima di andare avanti e introdurre Petrarca, ripassiamo qualche aspetto di Dante. Partiamo con Sara. Sara, qual è un'opera rappresentativa del pensiero politico di Dante? È sicuramente il De Monarchia, che è un trattato politico scritto in lingua latina dove si afferma la teoria dei due soli, sì, ovvero papato e impero, dove il papato deteneva il potere spirituale mentre l'impero quello politico. Sì, brava. E appunto erano due parti completamente autonome, ma ognuno voleva appropriarsi del potere altrui. Benissimo. E questa teoria dei due soli, a chi ti fa pensare? Beh, sicuramente l'impero, la mamma e il papato, perché non più. In che senso, cara? Che sino più, non mi sembra. Ao, invece, tu introduci un pochettino il discorso dell'inferno, della Divina Commedia, e scegli poi un cerchio che ti piace particolarmente, spiegaci anche perché. Allora, l'inferno è una delle tre cantiche della Divina Commedia. Sì. Ed è suddivisa in 33 canti, suddivisi a loro volta in cerchi. Bravo. E un cerchio che comunque mi è piaciuto particolarmente è il quinto cerchio, dove ci sono gli iracondi e gli accidiosi. Oh, parliamo degli iracondi. Allora, che sono? Gli iracondi sono quelli predisposti all'ira, un esempio qui vicino a me, che è mia mamma. E la pena però sarebbe di perdere la voce qualche volta. Come leggere il contrabbasso, va bene. Rebecca, allora io vorrei che tu dicessi qualcosa alla tua mamma, qualcosa che magari non le hai mai detto finora. Sì. Allora mamma, anche se mi assiglio ogni giorno dalla mattina alla sera, so che senza te non ci posso stare. Sei la mia migliore amica e soprattutto la mamma perfetta. Grazie. Vitello, sempre in ritardo. Scusa, ho dovuto accompagnare mio figlio alla palestra. Vai a posto. Mamma mia. Ecco, a proposito, visto che sei in ritardo, adesso facciamo subito una piccola interrogazione. Non mi sono preparato, professore, ho avuto da fare mio figlio, ho dovuto portarlo a diverse parti. Tutti e abbiamo qualcosa da fare, però non è che non ci prepariamo. Paolo e Francesca, questo dovresti saperlo. Chi è? Paolo e Francesca. Di che stiamo parlando? Della Divina Commedia. Ah, la Divina Commedia. La Divina Commedia... suggerisci? La Divina Commedia... Che cos'è? Quando stavamo in discoteca, no? Allora la commedia, cioè lo casino, insomma, non lo so. Allora, Paolo e Francesca. Paolo Di Rimi. Francesca di Rimi. Brava Paola. Sì, sì. Brava Paola. Se ci fossi tu. di Rimini, sì, faceva la cubista, Francesca Rimini faceva la cubista, faceva la PR, faceva Francesca Rimini. Esatto. Francesca Rimini possiamo dire che è una ragazza seria, gli piaceva uno, Francesco, come si chiama? Francesco? No, Francesca è lei, quasi che si è trovato uno che si chiama Francesco pure. Certo. Ah. Allora, ecco, Francesco è l'amico suo e avevano una storia. Però i genitori non volevano, allora i Capuleti, un'altra cosa quelle. E i. Le storie non lo so. Non lo so. Una
personalmente ben preparato, ma un io... argomento a piacere, qualcosa. Un argomento a piacere. No, un argomento a piacere, che posso dire? Giovanotti. Giovanotti ha fatto l'ultimo LP quest'estate, fa il tour sulle spiagge e io penso di andarci perché se mio figlio mi ci fa andare, che siamo sempre impegnati, lo andiamo a vedere. Più di questo non so. In Abruzzo almeno sappiamo dove viene qua, se viene in Abruzzo. Non lo so se viene qua, perché qua purtroppo non ci passano tutti, cioè di solito passano i camion. Ah. Quando piove parte il tour di Vasco Rossi, no, fa tutte le città, Ancona, Roma, Bari, quindi qua non ci passa mai nessuno, però speriamo che ci passa. Sì. Un secondo argomento a piacere ce l'abbiamo? No, veramente non sono preparato perché come mio figlio purtroppo io faccio i genitori a tempo pieno e sono qua proprio perché ho fatto tardi e mi piace fare questa scuola, però devo avere il tempo di poter... Vabbè, grazie. Allora, una domanda ce l'ho io, perché sì. Sei vestito così? Perché praticamente io per interagire con mio figlio devo entrare nelle sue corde, lui fa il rapper, io cerco di... ecco, sta tutto qua, I love rap. cerco di interagire con lui per aprire una porta che mi consente di parlarci perché altrimenti... E allora noi genitori oggi dobbiamo un po', è vero? E quando si veste così riesce a parlare? Sì, perché non mi vesto così non mi riconosce proprio. Se non mi vesto così, vesto normale, non mi riconosce. E quindi, ma lui sta al lavoro e io vengo a scuola. Vi incontrate poi per pranzo? Non lo so, se facciamo o per cena? A cena è meglio. Andate a parlare? Sì, andiamo. No, lui va a dormire perché si è svegliato per andare a lavorare e io invece esco, vado in discoteca e la sera quando torno mi fa pure cazziate. Che torno tardi. Sì, se tardi, sì. Lo so. Ad una certa Ma professore, la gente per andare in discoteca deve entrare a mezzanotte, se non sente prima sono sfigato. Va bene, io continuo con l'interrogazione. Bene, faccia adesso il silenzio, per favore. Va bene. Ma tu guarda che mi tocca fare oggi a tornare alla scuola ancora un'altra volta. A chi lo dici? Guarda come sono tenuto qua mio figlio. Però si fanno queste cose per i figli, non so tu. È vero. La lezione è tosta, Mamma mia. Io adesso vorrei che Giulia parlasse un pochino, facesse una descrizione del suo compagno di banco. Il mio compagno Giovanni è estroverso, simpatico, solare, ma anche molto logorroico, pesante. E quando insomma vuole qualcosa lo ottiene, tanto. Però riesce sempre a ottenere quello che vuole. Riesce sempre ad ottenere quello che vuole, però è dolcissimo, dolcissimo. Grazie. È vero, noi siamo d'accordo. Oh, Desi, hai saputo qualcosa di Corona, di Martino, le cose? No, guarda, allora, te fermo subito. De Stefano e Martino non mi chiedere niente, perché non mi sono più vista, non so manco dov'è mio figlio, se veramente lo vuoi sapere. Corona però sta messo... Corona, c'è stata solo una notte con lui, pochi soldi, veramente, pochi soldi. Francesco, scegli anche tu un cerchio dell'inferno che ti è piaciuto e spiegaci perché. Allora, io ho scelto il cerchio dei golosi perché appunto... rispecchia mia madre che è golosa. Va bene. Desi, io vorrei che tu... Professore, scusa, posso uscire dal bagno? Prego, vai. No. Desi, scusami, io vorrei che tu spiegassi al tuo vicino di banco un tema importante che è quello della fiducia e poi magari a casa fate insieme un testo argomentativo su questo tema della fiducia. Ok. E diciamo che per me la fiducia è superare ogni ostacolo, quindi superare la diffidenza, superare le delusioni e secondo me per dare e ricevere fiducia bisogna comunque vivere e condividere tutte le esperienze senza negare nulla e darsi fiducia l'uno all'altro. Mamma, è un inferno. Ma che stai dicendo? Qua ci sta il paradiso e... Mamma, il purgatorio. Va bene, il purgatorio. Ho capito che questo lavoro è troppo duro. Anche io ho capito, figlia mia, che il tuo lavoro è duro. E allora facciamo una cosa. Io ritorno a scuola e tu ritorni al lavoro.
tardi. Certo, ho fatto un sogno. Però i miei sogni sono sempre uno spettacolo. Sono i figli del 2000, hashtag spunta e offeon. 12 ore stanno in fila per comprarsi il nuovo iPhone. Sono cresciuti coi tutorial, col signore degli anelli. Sono soli ma sui social tutti sorridenti e belli. In un mondo che è caotico, il loro guru è Wikipedia. Tanto usano GIF e emoticon e gli basta la terza media. Il PC è il loro totem, con due casse e il mouse e un sub. Hanno un solo dio, il modem, ed adorano YouTube. Hanno i piercing sulla lingua e sono vegani senza motivo. Per far sì che ci si estingua, mo se mangiano il detersivo. Non conoscono Garibaldi e non sanno chi è Saddam. Ma alle 6 cornetti caldi, selfie e post su Instagram. L'altra sera stavo in chat e ho agganciato una tipa scialla. Vive sotto a Cepagat e l'ormone stava a palla. Inizia a far lo spogliarello, in sottofondo c'era Liga. Ma poi, proprio sul più bello, non mi son finiti i giga. Che sfiga. You have a new message. Ehi tu, come ti chiami? Ma lo sai chi è Mandela? Il parente di Manuela, quella del Venezuela? Katrina, sarsa aviaria, mucca pazza, lo tsunami? Oh, mi stai a dar fastidio! Ma tu, come ti chiami? Israele, Palestina, Madre Teresa, Papa Francesco? Sono tornato mo da un rave, sto cucì, non ci riesco! Ratzinger, Obama, Berlinguer, Bush, Wojtyla. Ma io che ne so? Sono nato nel 2000. Sono i figli del 2000, degli smartphone iOS Android. La cocci che ogni affil, gli direbbe oggi Freud. Sono nati con la rete, sono high tech, sono nerd. Voi che cazzo ne sapete? Aua, lasceteci verde. E mo' avaste! Schiacciante, non capisco.